Ciao a tutti ragazzi, sono Silver DX. In questo nuovo video sono tornato qui su Gran Turismo in velocità supersonica per fare questa gara, Midfield si chiama, cioè i cavalli della macchina, del motore. Allora, inizio gara, motore, marce manuali. Ah, ora vediamo come sono capace con le marce manuali in questo gioco. In questa gara siamo nella Lega del Pacifico, perciò dovrebbero essere tutte auto giapponesi, e così fu, e anche auto americane. Oddio, ecco le marce, ok, mi sto abituando i tasti, vediamo i contachilometri. Aspetta, che qua mi devo abituare, mo. Che poi non riesco nemmeno a sentire il volume di quando devo cambiare. E quindi, no, devo capire bene. Devo capire bene perché... Oh, 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 che cazzo è successo? Devo capire bene perché... qua c'è forse le auto sono più potenti, una cosa del genere. Cioè il limite... Oddio, non cambiavo la marcia. Il limite è diverso. Vabbè, non sto cambiando niente, mi sto concentrando più a cambiare le marce. Perché questo gioco non lo faccio non so da quanto tempo. Mi sa che dovrò alzare il volume, mo che finisco la gara, perché non posso mettere pausa al video, perché me io odio i tagli nel video, li odio. Minchia, ho guido proprio di merda con le marce manuali. Oddio santo, non riesco più a guidare. No, ma perché non riesco a sentire il volume quando devo cambiare la marcia? Io non posso sempre guardare. Scusate, il volume è alto, ma devo vedere un po' quando, che poi sta macchina non si sente il volume, no? Scusate, aspettate che abbasso un po' più il volume. Aspettate, non riesco, mo che vado sul rettilineo. Questa macchina non è che si senta proprio il motore, che dite. Vabbè, si sente il motore, no, si sente un cazzo. Aspetta. Ok, abbassiamo un po' il volume. Ok, dai, ci siamo, dai, forse riesco a sentirlo. Oh, ma perché mi fa ste laggate del Cristo? Madonna! Ma perché? Cioè, guardate che curva, ragazzi, mamma mia! Mamma mia. Ma secondo me mi stanno chiamando su Skype. Sono queste le laggate. Cioè io c'ho un computer, ve lo ripeto, non c'ho un computer da gaming potentissimo. Non c'ho nemmeno un computer di me. C'ho un computer mediocre. Anzi, diciamo di fascia media. Non medio alta, media, dai. Cazzo, non riesco a capire un cazzo qua. Perché qua non sento. Non c'è il tatto, tipo la vibrazione che dice quando cambia la marcia, va brrr, vibra il joypad. No, non c'è niente, quindi io devo stare sempre attento. Tipo, quando giocavo a Forza Motorsport, cambiavo la marcia, no? Quando sentivo la vibrazione. Vabbè che non parlavo nemmeno. No, parlavo. Mi ricordo. Vai, accelera. Bravo. Beh, dai, no, mi devo solo abituare, sinceramente. Bravo. Bravissimo. Mi devo solo abituare, perché la gara la posso vincere tranquillamente. Oddio, non cambio marcia. Ma secondo me devo cambiare veicolo, perché poi vabbè, nella lega finale utilizzerò veicoli, diciamo, veicoli più potenti, cioè no, veicoli più potenti, sì, veicoli con rumore più potente. Forse prendo quella bianca che ho usato nel video precedente, la Nissan, quella nera, non lo so, forse quella bianca si illumina di più, no, si vede meglio. O prendo quella, o prendo l'Uninsia, che è troppo veloce, però qua almeno c'è un motore con i controcoglioni, cioè si sente. Oppure vediamo che auto vincerò in questa gara. Che auto vincerò senza fare errori del cazzo. Ho appena parlato, vai. Ho appena parlato a cazzo. Dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare. Gira, 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 gira come una totto. Gira il mondo quanto è bello. No, ma perché mi dimentico di cambiare la marcia? Non sento il volume della macchina. Dovrei togliere la musica di merda. Dai, ma almeno la musica di merda ci fa compagnia, dai. No, non mi far cazzate. Far cazzate, non far cazzate. Ehi, dal prossimo video marcia automatiche. Dal prossimo video marcia automatiche. No, no, non posso far cazzate. Questo è il penultimo video della serie. No, vabbè, non è il penultimo. Di questa serie, sì. Sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dai. Sì, dal prossimo video marcia automatica. No, dal prossima gara marcia automatica. Ma no, perché? Perché non riesco proprio a sentire. Non si può giocare con questo joypad. Non si può giocare con le marce. Non vibra, non si sente. Cioè, è molto difficile. E io non voglio fare più figure di merda di quel che faccio. Quindi, meglio niente più marce automatiche. Invece marce manuali, intendo. Potrei fare un'eccezione, può darsi, dipende. Continua. Allora, qua siamo arrivati. Qua. Siamo arrivati buon punto. Siamo arrivati a un buon punto, sì, esatto. Stavo ricordando di una cosa. Giuro, io odio fare i tagli, ma ho messo pausa. Raccontiamo una storia pure su questa macchina.
Quest'auto mi sta... No, il modello standard di quest'auto mi sta letteralmente sul cazzo. Il modello potente di quest'auto mi... L'amo quest'auto. Perché l'ho cambiata adesso? Devo rimettere sempre il Rising. Ui, dove cazzo va? Ui, oh. Rising, Silvia. No, non racconta nessuna storiella, però vi ho detto solo che mi sta sul cazzo. Sinceramente, però è molto veloce. Molto veloce e potente. È una cosa fantastica. Lega del Pacifico, Seattle City Course. O leggo una sica. Dai, Seattle City Course. Seattle non l'ho mai fatta in questo. No, l'ho fatta verso l'inizio, ma facevi la versione. Ho messo marce automatiche in questa. Questa è difficile. Feci la versione base di questa gara. Non feci la versione. Quella, questa è quella grande. Eccola là, con la macchina che mi sta sul cazzo, quella gialla. Che poi sarebbe un modello della mia macchina, però fatto più speciale così. Ma qua stanno quindi auto giapponesi, auto americane. Ecco, mo' l'abitudine in cliccare le marce manuali. No, quindi qui stanno auto giapponesi e auto americane. E infatti io sono auto giapponese e posso partecipare tranquillamente. Cioè io ho tutti i diritti riservati. Ui, una Viper bellissima. Anche se a me il colore che mi piace di più è blu. Oppure tutta rossa senza strisce bianche. Un po' come accadeva su Gran Turismo 1. No, è fantastica la Viper. Dodge Viper. Ecco, guardate mo' i salti. Oh mio Dio. Cioè, fateli con la Vega, con la Viper è proprio incontrollabile. Tutti questi salti. No! Cazzo! Che cazzo ho fatto? Vai, no! Ma che cazzo sto combinando? Oddio! Accelera! Che cosa è successo? E io devo stare con le marce manuali. Ma va, affanculo. Cioè io con le marce manuali sarei morta. Morto volevo dire, io non sono femmina. Che sorpassi ragazzi. E va a sbagliare. Frenata. In culo. Muori. No, muori alla curva. No, adesso guidiamo seriamente, dai, non faccio più stronzate. Sì, è bello il divertimento, sai, sapete, ultimamente nei video sto facendo troppo bene, quindi volevo giocherellare un po'. Però dai, fa niente, fanculo, noi continuiamo lo stesso. Ci giriamo. Andiamo sui binari. Quando ero piccolo avevo paura che passasse il treno lì. Sì, perché sono dei binari. Però avevo paura, dicevo, no, lì passa il treno. Quando ero piccolo. Tutto quando ero piccolo, ragazzi, e questo è il bello. In ogni video devo dire quando ero piccolo, perché mi devo ricordare la mia infanzia perduta. Perduta davanti a questo gioco. Cioè io vedevo, vabbè, io non conoscevo, però so che di solito l'età alla quale giocavo questi giochi, a Gran Turismo, ossia da fascia dei 3 anni ai 7, quando ho smesso veramente di giocare a... Ancora non ho mai smesso di giocare a Gran Turismo, ma diciamo che la mia infanzia di solito si giocava, come videogiochi intenso, si giocava a Pokémon, a Super Mario, a Kirby, questi giochi per le console Nintendo, della casa Nintendo. Io non ho mai conosciuto questa la Nintendo, non sapevo cosa fosse Pokémon, non sapevo nemmeno cos'era prima. Io a 11 anni ho imparato cosa fosse Pokémon. L'ho conosciuti finalmente, ho cominciato con Pokémon versione bianca, ma questi sono altri cazzi personali. E quindi io ho conosciuto il tutto a 11 anni, cioè vabbè, per dire, cioè la mia età, questi videogiochi non sono per bambini, questo gioco non è per bambini, però io ci giocavo e bene. Okay, e poi una cosa che ho imparato, forse accade solo con me, questo non lo so se accade con gli altri. Distraendomi, lo state notando anche adesso, e ora me ne sto accorgendo anch'io. Distraendomi dalla gara e parlando di altro, pensando ad altro quando gioco in singolo, riesco a guidare bene. No, mo seriamente. Vedete, ora mi sto concentrando sulla gara. Invece se io mi distraggo e comincio a parlare di altre cose, guardo un po' altro. Non so, non guardo nemmeno, mi distraggo letteralmente. Non penso alla gara, mi riesce bene e vinco. Infatti così, questo è, diciamo, il mio trucco, tra virgolette, per riuscire a vincere. Su Gran Turismo intendo. E accade anche negli altri videogiochi di corse. Però Gran Turismo in particolare. Forse perché sono cresciuto con questo gioco e così via. Cioè io mi distrago dalla gara. E ora io mi sto focalizzando, sì, ma normalmente io mi distraggo. Infatti qualcuno forse l'ha notato. Che ho quando mi metto a parlare non penso proprio alla gara e dico ogni tanto guarda queste laggate che stanno accadendo anche ora, però mi distraggo e non ci penso, riesco a guidare bene. Infatti no, adesso non ci stavo pensando, visto che ho fatto una bellissima curva, non so nemmeno io come cazzo ho fatto, perché mi distraggo. Questo è il mio trucco, diciamo,
il trucco con, per il quale io riesco a vincere. No! Vedete? Mi sono concentrato alla gara, mi sono concentrato, focalizzato su come fare questo tipo di curva per fare bella figura e ho sbagliato. Io ho sbagliato e ho rischiato di perdere. No, vabbè, di perdere no, perché io avrei recuperato su questo rettilineo, li mangio a tutti per 4 volte. Però in senso ho rischiato brutto. E quindi questo, mi devo distrarre per vincere, soprattutto nel campionato finale, non devo fare queste stronzate. Perché nei video precedenti ho fatto vedere che facevo bella figura. O è colpa di Seattle questa gara, o sono proprio io. Cioè io dovevo mettere la retromarcia. Minchia, come cazzo la dovevo fare? Sono meglio con le marce automatiche. Ecco, mi sono spinto un po' troppo a muro, perché rischiavo di far sgommare troppo l'auto e di dare troppa potenza, e quindi perdevo il tutto. Arrivo, finalmente, la musica era sparita letteralmente. Ora quella musica di merda lì. Mustang SVT Cobra. Ok, vai, vediamo che auto avrò vinto. Vai avanti, dai. Crabby. Vai, hai nuova vettura con due punti esclamativi. E c'ho anche un grande forte mal di gola, perché io sto registrando tutto di continuo, senza fermarmi. Sì, ogni tanto mi fermo e bevo un po' d'acqua, però mo mi è salito di nuovo il mal di gola. Vediamo che auto vincerò. All'alba vincerò. Vince, vaffanculo. Quest'auto c'è anche di colore viola, l'ho vinto in colore verde, è più figa, è shiny. Comunque, sì, ho messo quest'auto, anche se sicuro che la gara la perdiamo. La perdiamo, perché quest'auto è incontrollabile. È incontrollabile. A parte che non posso nemmeno partecipare per 4 cavalli all'incirca. Perciò mi tocca di nuovo usare la Daisin. Uffa. Oi, oh Cristo. Cazzo di analogici di merda. Cioè, i cerchioni rossi sono proprio figli. No, mi piacciono. Lega del Pacifico, Laguna Seca. Dai, che dopo questa gara ci aspetta la via vittoria. Questa, diciamo, è la via vittoria del Chukor. Mamma mia, che auto che stanno. Guardate. Ah, ancora deve caricare? Ecco, mamma mia, guardate. Cioè, tipo, questa, ancora le stesse auto. Tipo la Subaru Impresa, quella che sta in prima posizione, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. No, la vorrei comprare nel gioco. Mo che finisco la Lega la compro. No, mi devo togliere questo spizio, mi piace. Me la voglio fare da corsa. Cioè, tipo, sono anche i circuiti da sterrato ancora da fare. Minchia, c'è ancora molto da fare in questo gioco. Vabbè, dai, diciamo che finiamo la carriera principale, la serie principale. Diciamo che le altre puntate le potrò caricare in separata, sì, quando voglio, così. E se ne va a fanculo. C'è tipo l'Honda NSX. Perché dico c'è tipo? Oppure dico ogni tanto, dico ok. Ogni tanto anche. Sono tutte parole che bisogna segnarle, perché dico sempre le stesse cose. Madonna, sta musica, questa in paranoia me ne fa andare. Non so se si sente, però sta musica, ogni volta che ascolto sta musica perdo. Madonna, scarogna che porta sta musica. Scarogna che porta sta musica, intendo. Vai. Bellissimo. Montagna in 2D, ragazzi. Montagna in PNG. Voglio vedere se ve ne accorgete da soli. No, vabbè, ve lo dico lo stesso io. Avete visto? Avete visto che il giro perfetto che ho fatto? Aspetta. Ok, ora ho fatto un giro perfetto, sicuro. Perché mi sto disconcentrato, soprattutto la curva del cavatappi. Stavo pensando alle montagne in PNG, stavo pensando alla musica e non stavo pensando che siamo già al secondo giro e sto vincendo. No, non ci stavo pensando. Ecco, ora devo perdere. Quindi. I tenduri, quando ero piccolo, pensavo che quei tenduri era il circo. Eppure qua dovrebbe stare un bug, che se vai ad alta velocità, soprattutto con la Suzuki Escudo, il veicolo più veloce di Gran Turismo intendo, vai ad alta velocità contro un muro. Poi vi faccio vedere che veicolo è, vi avevo già promesso in puntate scorse. Vai contro un muro da queste parti, dovresti entrare dentro la montagna, una cosa del genere, e vai a finire, perché è un po' diverso, è un po' difficile. Questo circuito è associato da un altro circuito, cioè in pratica sono, di solito si fanno separati i modelli, tre separati circuiti, ogni circuito c'è uno, è un po' difficile da spiegarlo. È come se io su un foglio disegnassi
due circuiti invece di uno. Qua abbiamo Laguna Seca e nello stesso tempo abbiamo anche Grand Valley Speedway, la gara che feci nel video precedente. Ce l'abbiamo tutte qua, infatti noi possiamo raggiungere Grand Valley Speedway perché è tutto un foglio, e come su un foglio ci fossero due piste. E non lo so perché hanno fatto questo, forse per mancanza di spazio, non potevano creare nuovo foglio. Io dico foglio perché in realtà si dovrebbe chiamare template, una cosa del genere. Non so veramente i termini tecnici, però alla fine è quello. Perché infatti lo sfondo, cioè in senso lo sfondo del gioco qua, le montagne, queste montagne sono le stesse che stanno in Grand Valley Speedway. Il sole, l'effetto del sole sono le stesse, le luci, tutte queste cose qui. Sono solo che Grand Valley Speedway è messo in una posizione un po' diversa, cioè più ombrata. Però è quella, quindi se io mi buggo, se riesco a buggarmi un giorno, vi faccio vedere che riesco a raggiungere Grand Valley Speedway. Sempre se durante la raggiunta, minchia, come cazzo è che sono diventati così veloci quelli, oh cribbio. Ecco, mi sono distratto. Durante la giunta, mentre cerco di andarci, non mi si bugga ancora di più. Cioè guardate, sto facendo schifo, quello ha sbandato. Cioè, ma ci rendiamo conto. Ma perché sto facendo così schifo? Sì, gira. Vai! Madonna! E cazzo santo! Ma che ce la puoi fare? Giri. Fantastico! Uno dei miei più grandi sogni si è realizzato. Non siamo ancora arrivati alla Liga. Questo è vero e sì, avete ragione. Però siamo un buon punto ragazzi. Ma quei buchi neri sarebbero dei bug dei cerchioni, a quanto ho capito. Vediamo la nuova vettura. Se qualcosa, mo faccio anche un'altra cosa. Dai, facciamo una gara bonus, vediamo che cosa possiamo fare. Giusto per prepararci allo stile, un puro stile. Vediamo la macchina. Oh, una Honda sicuramente. No, drag. E vabbè, madonna. Guardate i cavalli, cioè, che è? HP 1111 HP. E la madonna. Esagerato, madonna. E dove cazzo devo andare con quest'auto? Cioè, io con quest'auto avrei vinto il gioco, avrei finito il gioco al primo colpo. La madonna. No, ma sicuramente sono quei dragstar che servono per le gare dritte, ovali. Non ce la fa stare sempre su una cosa. 672. 670. No, questa non c'entra niente. 670. 670. 685. Devo vedere una cosa, no, seriamente. Se la posso fare. Perché prima ci dobbiamo preparare bene. Toyota Castro Supra è un'auto veramente bella. Però vi spiego il mio sogno nella prossima puntata. Ah, non esistono gare della Supra. Vaffanculo. Allora della Honda NSX non sta per forza. Dove sta? Mugen NSX 608. Unzi è la più potente, tralasciando il dragstar, quel nero, quella macchina nera lì, tralasciando quella potenza, l'Unzi è quella che riesce di più. Però dai, vediamo che gara posso fare. No, non posso fare nessuna gara qui. Trofeo NSX, non posso fare nessuna gara. Niente, non posso farvi gare bonus oggi. Spero che il video vi sia piaciuto, ricordate di iscrivervi al canale e ciao a tutti ragazzi. E alla prossima puntata. Ciao.